sì, ho cominciato a fare foto da bambino e poi ho smesso. Non pensavo di fare il fotografo. Ho fatto l'architettura, suonavo il jazz, tante cose. E a un certo punto mi è venuta di nuovo questa passione per la fotografia e ho lasciato tutto e fatto quello. What good is life without living? What good's this lying that bars? Bellezza è tutto, però attenzione a non confondere la bellezza con le belle donne, sono due cose diverse. La bellezza è il tramonto, l'alba, le rocce, gli alberi, anche le belle donne, i begli uomini, i cani sono bellissimi. Bellezza è molto importante. Tra l'altro io credo che è anche una necessità della razza umana la bellezza. I primitivi si tatuavano, adesso dicono che andiamo a comprare i vestiti firmati, ma un po' il concetto è lo stesso. Non potendosi vestire, vendevano le piume. E io credo che sia molto importante e non è una cosa frivola come certi cercano di far capire o pensare. Io la prima foto più o meno digitale l'ho pubblicata su Vogue America nell'82. Non c'era neanche Macintosh allora. Era una roba molto primitiva, però ho capito che sarebbe andata in quella direzione. Io ho fatto molte storie anche per le riviste specializzate in fotografia, sono consulente dell'Hasselblad. Ti chiedono sempre i dettagli tecnici. Cioè, questa foto qui, come è stata fatta? Vogliono sapere l'apertura, cosa non è assolutamente importante. Infatti, io mi sono sempre rifiutato di darli. Poi loro se li inventavano e ce li scrivevano lo stesso perché a quanto pare pensano che se usano lo stesso diaframma, lo stesso tempo, la stessa pellicola, fanno la stessa foto. E non è, naturalmente non è vero. E il digitale non è altro che una cosa tecnica che ha sostituito e migliorato la qualità tecnica della fotografia, ma non è che cambia l'immagine. L'immagine è sempre quella, è quello che uno vede, è un'idea. C'era un momento dove non c'erano le attrici, era un momento dove le attrici erano bruttine e quindi il pubblico ha bisogno di miti, di bellezza. È stato, un voto si è riempito dalle modelle e poi è durata fino al 95. E l'ultimo colpo gliel'ha dato la morte di Gianni Versace, perché a lui piacevano le belle donne, quindi in passerella da lui c'erano le belle donne, adesso sono ragazzine tutte uguali. Con John Casablancas, quando lui è arrivato a New York con Elite e con la sua direttrice di Elite di America, che era Monique Pillar, che era una grande agente, è stata l'agente di tutte le supermodel. E anche c'era Patrick de Marchelier con noi, che anche lui ha contribuito. Cioè eravamo noi quattro che abbiamo fatto queste ragazze che prima non c'erano. Abbiamo creato dei mostri naturalmente, perché poi ci siamo ritrovati a dover pagare 100.000 dollari al giorno. Cioè. Ma secondo me Milano è la capitale della moda, perché i nostri stilisti hanno fatto le cose straordinarie dal niente. Tutto è iniziato a fine degli anni 60, lo stile italiano, il mondo. Io quando sono arrivato a New York dicevano italiano, pizza e tarantella, invece adesso dicono Armani, no, hai capito? Cipriani, come si chiama, non c'è più la pizza. Ha cambiato molto la percezione dell'italiano nel mondo, cioè io l'ho visto visibilmente nei rapporti miei da italiano in America prima e dopo l'esplosione della moda italiana, il design. Questa è un'installazione più che un libro, anche se tu lo togli da lì diventa un libro, perché lo puoi anche mettere su un tavolo e pesa 150 kg, per cui non è facile da maneggiare. No, e questa è una cosa dedicata ai collezionisti che vogliono avere le foto e a un prezzo, diciamo, piuttosto ragionevole, perché la foto in galleria costa 10-15 mila euro e il libro tutto insieme costa 29 mila dollari, sono 30 foto. Quindi se c'è un collezionista che vuole avere 30 foto praticamente a 1000 dollari l'una, che per il prezzo del collezionismo di fotografia adesso è molto basso, è una, mi sembra una, un'ottima cosa. No sound.
Non rifarei la foto di moda come l'ho fatta fino a 10 anni fa, cioè tutti i giorni 10 foto. Sempre. Quello non lo rifarei più perché l'ho già fatto. Mi sorprendo a rifare le cose di prima perché tutti copiano, giustamente. Io copio le mie vecchie foto, quindi già mi va bene. Io sono molto contento, ho avuto una vita molto fortunata, devo dire. Le cose che mi piacerebbe fare, fate meno così tutto. Vorrei continuare a lavorare in modo un po' più produttivo, senza le distrazioni del mercato, dei clienti, eccetera. Questa è una cosa che adesso riesco a fare un po' meglio di prima, perché ho meno impegni quotidiani di commerciali. Quindi. Comunque, a parte quello, io sono contento quando faccio le foto, va bene così. Ah, un momento, sì, sto studiando la chitarra perché non lo so suonare. Music like Sunday morning.